Una l'anno scorso giocava in Serie B, l'altra in Serie D. Di certo c'è che entrambe vorranno dire la loro in questa stagione, nonostante questa sera sia già un testa coda. Amiche ed amici appassionati di calcio, buonasera da Giovanni Cristiano e benvenuti a Modena. Padova, un trenino praticamente. Tulissi, tagliato questo pallone, il colpo di testa e il pallone che termina sul fondo. La prima occasione da Davi, che però si rialza subito. Attenzione a Mokulu, in aria, si gira, spalla alla porta, c'è Baraglie lì, servito. Ancora Baraglie, si gira, palla sul destro, poi deve tornare dietro Boscolo Papo. Santini, il miracolo di Gagno, ma c'era fuori gioco. Ma che parata di casa. Laurenti con le mani, palla in aria di rigore, la girata. Va Ronaldo in porta, sfiora l'incrocio dei pali Ronaldo. Santini scarica a destra da Fazzi, il cross di Fazzi, colpo di testa alla rete, ha segnato il Padova, ha segnato Luca Castiglia, 1-0 al Braia al minuto 35 sul Brasile. Va adesso Ronaldo, infatti va in porta, Gagno lo aveva capito in qualche modo e va a deviare questo pallone. Fazzi, bello questo scambio tra i due, ancora Fazzi attaccato da Duca, attenzione a questo pallone che sfila, c'è Santini, Santini, che occasione per il raddoppio del Padova, sbaglia Santini, Andrea, Sodigna, un altro pallone dentro l'aria e se lo divora questo gol il Modena. Di questo calcio di punizione, 4 minuti da questo momento, più recupero, c'è Sullo in campo. Pezzella va in porta, da rivedere totalmente questo. Scocca adesso il 95esimo. C'è il fischietto in bocca De Santis e fischia alla fine, si chiude il capitolo di Modena-Padova. Il Padova espugna il Braia e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno.